si è esaurita la fase di sorveglianza attiva e di monitoraggio di una situazione decisamente preoccupante che ha portato alla chiusura prudenziale dei due plessi e all'esecuzione di un'attività di verifica, di test, che ha prodotto degli esiti particolarmente rilevanti, 52 nuove positività all'interno della Noè Lucidi, più 6 casi dubbi, 6 casi di nuova positività per quanto riguarda la Zippilli e con 2 classi che attendono ancora un riscontro. La fase di sorveglianza attiva da parte dell'ASL, come dicevo prima, si è chiusa, la fotografia è stata definita, quindi da lunedì, esaurita l'efficacia dell'ordinanza di chiusura, potrà riprendere l'attività didattica all'interno delle due scuole. Ovviamente la dirigenza scolastica valuterà le modalità, i termini per lo svolgimento dell'attività didattica, che ovviamente non potrà riguardare quei ragazzi e quei docenti che sono in quarantena in quanto ancora positivi, quindi, oppure in una quarantena dettata dall'ASL. Quindi questa è la fotografia della situazione, una situazione che comunque ci ha portato ad adottare questa scelta in modo corretto, puntuale, 2 settimane fa per la Noè Lucidi, 1 settimana fa per la Zippilli, e oggi consente una ripartenza che non significa che assolutamente si abbandona il controllo e il monitoraggio, tutt'altro. L'amministrazione, e mi sento di dire questo a tutta la comunità scolastica, perché registriamo corrette, giuste preoccupazioni, interlocuzioni dirette anche con le famiglie, con il corpo docente, proseguirà nell'attività di monitoraggio, verifica, controllo insieme alla ASL. Li ringrazio per lo sforzo che la comunità scolastica sta facendo, ha fatto nel corso di queste due settimane. Il monitoraggio andrà avanti e soprattutto chiediamo nuovamente a tutti i dirigenti scolastici del Comune di Teramo, ma di tutta la provincia, di attuare puntualmente e tempestivamente la circolare della ASL del 9 novembre, che meritoriamente, grazie al lavoro di molti dirigenti che si sono adeguati subito, ha evitato la diffusione del contagio anticipando la tutela del diritto alla salute secondo il principio di precauzione, mettendo in sicurezza le classi e quindi i nostri ragazzi, quindi il personale docente, anche nel caso di caso positivo da tampone privato, che poi è una fattispecie che ha creato grandi problemi. E questa azione prudenziale e prudente, meritoriamente prudente, di tanti dirigenti scolastici ha proprio impedito la diffusione del virus.